sotto la banga l'Italia crepa, goppa la banga l'Europa campa, sotto la banca l'Italia crepa, goppa la banca l'Europa campa, sotto la banca l'Italia crepa. E noi che facciamo? Mangiamo, beviamo e ci cantiamo in coppa. Tacca, bastia. Uno, due, tre. Che la crisi globale non sta più capitale. Mo la cinghia si tira e va meglio la lira. Non sta troppo male, spende firma cambiale. Catte tutte ma vanta, fine mese può canta. Di chi è sta cambiale? Della banca centrale. Di chi so chi sto chiara? Della banca centrale. Di chi è sto giornale? Della banca centrale. Di chi è la mia casa? Ed eccoci con vari pezzi di Molise, abbiamo Boiano, Oratino, Campobasso, Boiano, quindi Simone Sala che tutti conosciamo, Paolo De Soccio che è un musicista, amante anche del dialetto, Armin che viene da lontano anche se ora vive in Molise, a Campobasso e appunto Boiano. Simone Sala e Paolo De Soccio, perché questo duetto per questo festival della canzone dialettale? La verità è che Paolo, io e Paolo siamo cugini e da diverso tempo ci dicevamo che volevamo fare qualche cosa. Siccome Paolo fa parte di quella branca della nostra famiglia che scrive canzoni, prima di lui suo padre e generazioni indietro, allora non c'è festa della mia famiglia dove la sua famiglia non propone un testo scritto ovviamente al momento. E siccome sono particolarmente brillante e avevo queste due serate libere, Paolo mi ha invitato e l'ho presa al volo, ovviamente invitando due musicisti di serie A ad accompagnarmi. Paolo De Soccio non è la prima volta che partecipa a questo festival, ma è mancato per un po' di anni. Sì, sì, sono mancato e ti ringrazio per avermi dato del musicista, i musicisti sono loro. Io in effetti, come diceva giustamente Simone, con poco brani li avrete ascoltati, un po' di rompenti che parlano di attualità, abbiamo tradotto in dialetto un momento difficoltoso, in maniera un po' così ironica, anche per sdrammatizzare gli effetti di questa crisi devastante. Ci vuole anche questo, il dialetto a volte è molto più efficace e diretto dell'italiano e ci siamo riusciti, spero, insomma, allietando il pubblico perché siamo venuti prima di tutto per divertirci. Appunto, un tema importante, ricordiamo il titolo della canzone. La canzone si chiamava La Banca Centrale, come si è potuto ascoltare nel corso della serata ci sono dei termini dialettali che vanno proprio bene, cioè se uno dice Steng Strack e Strut non c'è nessun termine in italiano che ti fa avere l'idea di come si porta quel peso sulle spalle. Armin da dove viene? Dall'Iran, io sono origini iraniane, vivo a Campobasso, comunque sono italiano a tutti gli effetti. Sono stato coinvolto da questi due soggetti qui con grande entusiasmo, che sono davvero... Era da tanto che avevo intenzione di condividere una serata con loro e quindi con piacere sono venuto qui stasera. Musicista, che cosa suoni? Batteria, la batteria. Invece Pierluigi ce l'abbiamo qui. Flauto traverso. Sì, io sono il flauto traverso, come vedete. Sì, no, siamo felici di aver accompagnato Paolo perché ecco, la canzone è molto bella, lui c'ha questa vena compositiva interessante, a noi poi piace la musica dialettale, ci piace tutta la musica, anche quella dialettale, siamo felici di essere qui, poi con Simone lavoriamo da tanti anni insieme, speriamo che di ottenere un buon risultato, insomma, già essere qui è un bel risultato. Niente, in bocca al lupo a tutti, Simone da New York tornerà ancora qui a Gamba Tesa con il dialetto? Speriamo domani sera innanzitutto e poi speriamo nel futuro. Io, come ben sanno i miei corregionali, non disdegno il Molise, anzi sono un forte campanilista, quindi tutte le volte che sono a suonare in America o in Asia dopo un po' mi viene il mal di Molise, come mi viene quando ci sto troppo tempo in Molise. E quindi questo connubio metà sì e metà no, metà dentro e metà fuori, penso che sia davvero la migliore delle soluzioni e quindi Molise sì, sempre nel cuore. Viva la banca centrale! Viva!
arriva la banca centrale, viva viva la banca centrale. Parte triste della canzone. Ammesso che anche la prima fosse stata allegra. Stende strac e strutte, sono impegnate già tutte, sono rimaste due cose per me troppo preziose. Siamo con Walter Santoro, musicista e cantante di Campobasso del gruppo Voria, questa sera a gamba tesa in una veste speciale. Sì, una festa speciale, ci hanno chiamato come ospiti di eccezione della serata, una manifestazione importante che credo si faccia ormai da 25 anni e che dà modo a tanti giovani molisani emergenti di suonare le proprie musiche e soprattutto conservare il dialetto, che è una cosa importantissima da non tralasciare. I Voria come cantano? I Voria cantano in dialetto, utilizziamo però varie dizioni italiane, soprattutto meridionali, ma abbiamo anche brani della tradizione europea. Quali saranno i brani di questa sera? Allora, un regalo soprattutto alla terra molisana, chiaramente, quindi tanti brani che includano nei testi Longano, Cirese, Iovine, che utilizziamo, i nostri letterati che non vanno mai assolutamente dimenticati, e poi delle composizioni mie musicali, ma anche liriche, particolari, che prendono in giro questo Molise, i molisani, perché credo che dai Sanniti ad oggi ci siamo trasformati veramente in dei molisani. Ebbene sì, quindi Voria come ospiti d'eccezione, non solo quest'anno, in questa nuova edizione è stato deciso di inserire una seconda giuria, cioè quella dei critici, e ci sarà la giuria popolare. Certamente, è una sorpresa per me, sarò il presidente di questa giuria, sono contentissimo di esserlo in questo bellissimo luogo che ha tante ricchezze artistiche e assegneremo una giuria, come giuria popolare, un premio speciale. Riccia Gamba Tesa di Officina SL con il brano Libero Commovent. Esatto, questo brano è nato, diciamo, un mese fa che lo prepariamo. Io l'ho cantato, Antonello ha scritto il testo, noi insieme abbiamo composto la musica, abbiamo fatto un po' di prove, siamo venuti qui da oggi pomeriggio, prima per le prove del soundcheck, adesso ci siamo esibiti. Appunto, liberi come il vento, ma di che cosa parla il brano? La canzone parla di amore, ovviamente di una delusione d'amore e di una persona che a causa dell'amore ha cercato di cambiare se stesso, però poi non è stato soddisfatto di come è diventato e per questo rimane sempre se stesso e lascia alle spalle l'amore perché dà più importanza alla sua personalità. Spesso dipendiamo dalle persone, soprattutto da
da coloro che amiamo, e quindi non è semplice rimanere fermi su quello che pensiamo, e proprio per questo è nato questo brano. Allora, Carmen è la cantante, poi presentiamo gli altri pezzi del gruppo. Gianmarco, sassofonista. Antonello, batterista. Francesca, bassista. Franco alla chitarra elettrica. È la prima volta che partecipate a questo festival? Quarto anno che partecipiamo a questo festival. Quindi sì, con Libero Commovente la quarta canzone, la prima canzone fu Speranze Partì, la seconda A Vita San Nascon e la terza Andovanno a finire i pensieri, sempre lo stesso gruppo. La